Io direi che se ci sono spunti nuovi dalle dichiarazioni delle difensori magari interverremo, se no ci riportiamo integralmente già a quanto avvenuto. Io reitero l'eccezione che ho già formulato nel corso della precedente giudizio, ma la reitero perché sono confortato in questa richiesta, in questa istanza, da una recentissima sentenza, decisione del collegio di garanzia del Comune. No, ci sono le continuazioni. No, perché no. La sentenza del 8 marzo 2017 non è assecernibile, ma uno dei componenti faceva è un membro delle sezioni. Quindi io la reitero, mi permetto di depositarla se la procura naturalmente si è pubblica. Comunque, quello che è importante a mio avviso va sottolineato in questo tipo, in questa decisione, è che si tratta di fattispecie completamente identica a quella che oggi è in esame. Noi a suo tempo eccepimmo la mancata notifica della comunicazione. Un'eccezione, ci siamo. Ci siamo. Benissimo. La sappiamo tutta a memoria. Però no, noi stiamo parlando di questa, presidente. Della decisione. La decisione. L'abbiamo letta. Sì. Però se mi consente, io ritengo che con questa decisione non possono più sussistere dubbi sulla territorialità di tutti i termini del codice di giustizia sportiva e di tutti i codici del codice. L'articolo 98, comma 5 del codice di giustizia sportiva della Federazione Italiana Tennis riproduce testualmente il discorso dell'articolo 22, comma 4 del codice di giustizia sportiva. Quindi io insisto alla luce di questa recentissima decisione. Solo questo volevo. Io in merito, la scorsa volta non ho preferito parola perché ho fatto solo la richiesta di rinvio. Un minuto. Ok. Sì, va benissimo. Dunque, vabbè, io mi riporto alla memoria depositata, che credo sia stata esaustiva nel dimostrare l'estraneità della linea dei fatti. E voglio solo sottolineare che la figura della Rini in questo voluminoso carteggio delle procure è veramente sporadica, perché deriva esclusivamente dalle notizie derelate, esclusivamente. A corso parla di Arini perché è riferito da un inizio. Pini parla di Arini perché è riferito da un inizio, il quale lo stesso Millesi nega le circostanze, ma se neppure non le avesse negate, comunque le ha millantate. Cioè mai a corso o Pini ha parlato telefonicamente, e le intercettazioni telefoniche ce ne sono agiose in questo procedimento, né ci sono incontri, quindi non hanno parlato nemmeno personalmente, non sanno nemmeno Larini come è fatto, per cui in realtà non c'è nessun contatto personale, è coinvolto soltanto per notizie derelate che poi sono smentite dagli stessi e sono smentite dagli stessi fatti. Solo della memoria, una sola circostanza relativa alla questione del procuratore. No, la questione del procuratore che è riferita da lui e dall'altro, che hanno lo stesso procuratore, il buon Palomba, sentito dalla procura federale, ha smentito perché l'avete letto. E quindi, ecco, dimostra che, infatti, dimostra. Assolutamente, ma io confido in queste, ne sono sicura. Però veramente a dimostrazione dell'estraneità dovevo dire là, cioè riferite, e poi il valore probatorio scema, quindi castello costruttorio, perché non ci sono proprio né prove ma nemmeno indizi di realtà. Grazie. No, ovviamente sia per l'accensione che nel merito ci riportiamo alla posizione ormai nota dell'ufficio. Grazie.
Iampurino Raffaele. Anzi, io prenderò solo un minuto, ma devo necessariamente tornare un attimo su questa eccezione preliminare, che alla luce di questa delibera e decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, è fuori discussione che sia fondata, perché il termine è sicuramente perentorio. Noi abbiamo, così, siamo stati presenti al giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, in cui abbiamo discusso a lungo sulla perentorietà del termine. E il Collegio... Benissimo, però io vi chiedo veramente che le motivazioni della decisione del Collegio di Garanzia, che pure ha rigettato il ricorso, ma attenzione, era fondato su due motivi. Uno era quello della perentorietà del termine, l'altro era quello del dies a quo dell'ultima notifica. Bene, quindi è chiaro che se fosse stato accolto anche uno solo dei due, di questi due, fosse stato ritenuto fondato, è chiaro che il ricorso veniva rigettato, ma questo non significa che il Collegio di Garanzia dello Sport abbia dichiarato ordinatorio, come con la Corte Sportiva il termine, con la Corte Federale il termine di quell'articolo 32.4. È fondamentale questo, perché altrimenti poi veramente andremo incontro ad una serie di decisioni in qualche modo fondate su questo travisamento. Per cui ripeto, io sono... La delibera che noi abbiamo prodotto è chiarissima, l'articolo 98, con 4 e 5, certamente, sicuramente la leggerete, ma per noi che abbiamo sostenuto, anche per voi ovviamente che lo avete fatto in primo grado, però ripeto ancora una volta, ecco, ci tengo a sottolineare il fatto che qui c'è una perentorietà dichiarata, è identica la norma, e dico di più, è stata smontata passo per passo, se voi leggete questa delibera, tutto ciò che la Corte Federale di Appello ha affermato nella propria decisione. Per cui noi riteniamo addirittura che questi motivi siano poi, saranno coincidenti con quelli che dichiareranno perentorio il termine dell'altra decisione. Quindi è fondamentale, secondo me, conoscere anche l'altra decisione. Nel merito voglio solo aggiungere che il calciatore Biancolino con questo procedimento non c'entra nulla, perché ripeto, non è citato da nessuna parte e in nessun modo è coinvolto in nessuno degli atti dei mezzi istruttori che sono stati prodotti nel caso di specie. Dico di più, quando è stato interrogato dalla Procura Federale, la Procura Federale della sua audizione non gli ha contestato assolutamente nulla, a differenza degli altri. Per cui questo significa che neanche la Procura Federale aveva individuato una condotta rilevante ai sensi dell'articolo 7,7 del Codice di Giustizia Sportiva, ed è confermato poi dall'atto di deferimento, in cui della valutazione del materiale probatorio c'è solo scritto che sarebbe in corso della messa denuncia, ma senza spiegarci in che modo questo sarebbe avvenuto. Per cui anche da questo punto di vista noi riteniamo che comunque nel merito il comportamento di Biancolino è assolutamente esente da qualunque censura. Pini, famoso Pini, che è citato anche in varie questioni e così via, ebbene addirittura esclude espressamente il coinvolgimento di Biancolino. Per cui da questo punto di vista noi riteniamo che anche nel merito vada prosciolto in maniera integrale e incondizionata. Procura per Biancolino. Ci riportiamo alle nostre grazie. Cassaldo Luigi. Ovviamente mi riporto sempre all'eccezione preliminare. Per quanto riguarda il merito, anche in questo caso noi riteniamo che il Castaldo vada mandato esente da ogni responsabilità. E questo perché? Perché da questo punto di vista la dichiarazione dell'Accusso, di Antonio Accusso, questo esponente di spicco del clan camorristico della Dinella Grassi, non contribuisca in alcun modo a dimostrare un coinvolgimento, anche solo a titolo di omessa denuncia, del Castaldo nella vicenda per cui è causa. E questo perché, in buona sostanza? Perché semplicemente, che cosa asserisce Accusso? Che il Millesi, sempre del relato, che il Millesi, che poi ovviamente ha smentito tutto, però che cosa avrebbe semplicemente detto? Che era sua intenzione
coinvolgere, era sua intenzione, non che lo aveva coinvolto, ma che era sua intenzione che eventualmente rivolgersi al Castaldo, ad altri calciatori, per questa questione, per questo patto fraudolento che doveva in qualche modo concretizzarsi. Ma non c'è nessuna prova in nessuno degli atti che ciò, si sia poi effettivamente, concretizzato. E anche quando si parla, come diceva la collega precedentemente, della comunanza di procuratori, ebbene, questo è clamorosamente smentito dallo stesso ufficio, per cui non si vede come possa in nessun modo attribuirsi, ripeto, una violazione che è grave, che ha comunque degli svolti disciplinari gravissimi avrebbe a carico di un calciatore che è nel pieno della propria attività e che anche il quale anche 6 mesi di squalifica, come richiesto dalla procura federale, avrebbe conseguenze estremamente gravi. Grazie alla procura di questo. Vinzo Armando. Resterei quasi qua, però sarò veloce uguale anche se vengo avanti. Stavo quasi lì. Ci divideremo 1 minuto e 2 minuti, quando non lo sì. La signora Izzo intende farvi delle dichiarazioni spontanee. Posso? Non è possibile che io faccio un accordo con un criminale, un assassino del genere, e poi mi dire che io sono di Scampia, i miei fratelli e la mia famiglia è di Scampia. Poi ho chiesto io di non giocare. Grazie. Allora, per quanto riguarda il difensore, in 2 minuti brevissima argomentazione. Preliminarmente mi associo alla eccezione proposta dai colleghi precedentemente. 2 parole. Io sono felice di trovarmi di fronte a giudici che leggono le carte, perché io non sposo i clienti. Sposo le carte e sposo le prove. Veda, se io avessi avuto davanti a voi un deferimento per omessa denuncia, a seguito anche delle dichiarazioni di Mr. Rastelli, che rappresenterebbero in una visione accusatoria la omessa denuncia per letteratura per antonomasia, la mia difesa sarebbe stata diversa. Ma siccome io del calcio scommesse conosco vita, morte e miracoli, perché ci sono stati anche miracoli, io ho visto calciatori, ma certamente non è colpa della procura, ci sono stati calciatori che hanno avuto un carico probatorio 10 volte superiore a quello di Izzo, 10 volte, io ricordo una per tutti, a Lecce sono arrivati 600.000 euro, ci sono stati calciatori fotografati con gli slavi che hanno fatto 20 giorni di galera, che si è concluso. No, Presidente, è importante, perché noi qui viviamo anche di precedenti. Allora veda, la richiesta fatta per Izzo mi ha sconvolto, pur nel rispetto della procura che io stimo, in tutte le persone. Allora io vi dico, se voi, come sono sicuro che fate, lo avete dimostrato, leggete le carte, sapete che per distruggere non una carriera, ma una vita, Izzo, moglie e figli, non lo si può fare sulla base di quella roba lì, sulla base di uno che è da un anno agli arresti domiciliari, perché la presunta fonte accusatoria, Pini, è stato ritenuto talmente credibile che è ancora agli arresti domiciliari dopo aver parlato il 25 agosto. E concludo dicendo, come poteva non essere così quando dice che il telefonino servito durante l'intervallo non si sa dove è andato a finire? E potrei aggiungerne altre 10 di questi esempi. Quindi finisco dicendovi questo e concludo. Io credo che la fattispecie prevista dalla procura, cioè l'illecito, addirittura doppio, ma sua benigna regina, non dico una parola, parlerà l'avvocato Chiacchio, non abbia alcun elemento probatorio che possa a giudici come voi dare la serenità di distruggere una carriera e ma soprattutto una vita. Va bene, grazie per la procura. Presidente, con la collaborazione dell'avvocato Estero, volevo capire meglio il significato della dichiarazione effettuata dal signor Izzo. Cioè, è una negazione comunque, diciamo, degli addebiti contestati, è una volontà di precisare un qualcosa, perché sinceramente era questo che ci rimaneva. Ha sottolineato, sì, le parole dette davanti alla polizia giudiziaria e davanti agli organi della procura federale di Mister Rastelli, nel senso che Armando Izzo doveva giocare, è stato lui a dire, come Rastelli ci dice, mister, non posso giocare. Allora lui dice, se io avessi avuto un accordo con un boss assassino che scommette 400.000 euro di tasca sua, mi sarei mai potuto tirare indietro
E se sì, mi sarei mai potuto tirare indietro senza conseguenze, visto che, come abbiamo detto tutti, aveva tirato fuori 400.000 euro. Quindi lui dice, io non ho giocato perché non potevo giocare, ma comunque io non avevo nessun accordo. E lo testimonia il fatto che io ho chiesto al mister di non giocare, non il mister non mi ha fatto giocare, come la Stella aveva. Quindi c'è cioè, una negazione comunque della circostanza addebitata, questo è il senso. Cioè la posizione Sì, sì, non è che dice non ho giocato perché la circostanza è vera e quindi ho fatto in modo di non giocare, questo non era chiarissimo. No, ha sottolineato che è stato lui a chiedere di non giocare nell'ottica di ciò che ha riferito, e cioè del presunto accordo con questo assassino, perché, e ho finito veramente, giudici, non dimenticate che qui non siamo di fronte a Gelci Celieschi, questo faceva ammazzare la gente, il signor Antonio Pusso. Noi ci riportiamo alle conclusioni precedenti. Non mi pare, ma l'avvocato è qui e può smentire questa nostra interpretazione. Non mi pare che ci sia un mutamento di posizione da parte di Izzo rispetto alla difesa che è stata svolta fino ad oggi. Izzo dice: io non c'entro con gli illeciti. Io non sono. Che diceva prima. Sì, no, Izzo, voglio essere molto tecnico perché non vorrei essere frainteso. Allora, Izzo è stato deferito per illecito, non per omessa denuncia. Sì. Perfetto. Izzo è venuto davanti al giudice a dire io l'illecito non l'ho fatto, punto. Non deve dire ho fatto, lui dice io l'illecito non l'ho fatto. Quindi è una negazione della dell'illecito. Una negazione dell'illecito. Non è una ammissione però di aver ricevuto la proposta illecita. Siamo d'accordo su questo? No, perché siccome c'è questa circostanza del fatto che lui non ha giocato, che farebbe pensare, perché siccome è una circostanza sicuramente rilevante, probabilmente da un punto di vista tecnico ci capiamo meglio, essendo rilevante dobbiamo capire perché ha fatto questa ulteriore puntualizzazione, se l'ha fatta... Per capire la valenza, diciamo, una domanda io al... Lei non ha giocato perché aveva un risentimento fisico oppure non ha giocato perché non ha potuto giocare? Sono giocato perché avevo un risentimento muscolare. Si va confermando con le conclusioni del rimango già Francesco. Pochissimi minuti. Siamo qui oggi per una scelta saggia, più che opportuna, da parte del Presidente, da parte di tutti i sindaci del Collegio, per consentirci di analizzare i flussi delle scommesse. Io ho provveduto, come è noto al Collegio, a depositare anche una memoria difensiva. I flussi sono completamente diversi da quelli riferiti da Curso, perché a Curso riferisci di aver scommesso due volte 400.000 euro, una volta su Segnagol in casa Modena, l'altra volta sulla vittoria dell'Avellino, e risulta che anziché 400.000 per la partita con Modena ne sono stati scommessi 44.000, e la seconda volta anziché 400.000 ne sono stati commessi 99.000. Ora, Presidente, siamo qui non perché la Procura federale ha intercettato delle azioni anomale. Questo procedimento nasce semplicemente grazie alle dichiarazioni di Accurso. Quindi il primo passaggio è verificare se Accurso è attendibile o meno. In questo caso, solo pochi giorni fa, solo da poco, da circa un mese, abbiamo acquisito in atti la prova eclatante della inattendibilità di Accurso, perché è smentito clamorosamente dai flussi delle giocate. Io mi sono permesso già alla direzione distretto antimafia e poi con una memoria con la quale invocavo la Procura federale a formulare le richieste di archiviazione, perché non c'erano in atti i flussi delle scommesse che avvaloravano le dichiarazioni di un delinquente quale è Accurso. Questo dato documentale, Presidente, smentisce in toto non solo Accurso ma anche Luca Pini, e fa emergere in maniera prepotente il millantato di Pini. Sottolineo solo qualche circostanza. Innanzitutto vi è un messaggio tra Luca Pini
e Accurso, con il quale Luca Pini riferisce che Millesi avrebbe accettato di restituire 350.000 euro se l'esito delle due partite non sarebbe non stato quello sperato. Allora questo è clamorosamente assurdo, perché non è possibile invocare la restituzione di 350.000 euro laddove ne ha puntato Accurso soltanto 130.000, perché non è assolutamente vero che ha puntato 800.000 euro. Qualche altra considerazione flash: non solo non ha giocato Izzo, ma non ha giocato neanche Millesi, né nella prima partita né nella seconda, no? Ma non perché doveva scappare, perché era a fine contratto. B. Se le azioni sotto la lente di ingrandimento sono state realizzate, come dice nel capo di incolpazione, per realizzare un guadagno economico, io invito il Tribunale a verificare qual è stato il tornaconto economico su queste due partite, puntando 44.000 euro in un caso e 99.000 euro nell'altro. La somma risibile vinta sarebbe dovuta essere divisa tra gli scommettitori, tra i camorristi e tra i calciatori. In ogni caso, Presidente, ho concluso, occorrerebbe individuare le azioni da gol sospette. Allora, nella partita Modena-Avellino, Peccarisi nel primo tempo è stato mirabile nel difendere la squadra dell'Avellino. Il gol, inizialmente, il Pini riferisce grazie all'accordo tra Millesi e Peccarisi, ma non è assolutamente vero, perché Peccarisi anche in quell'azione marca il suo uomo. Quindi nella partita, abbiamo prodotto anche i filmati, Modena Avellino non ci sono azioni regolari, sto per concludere Presidente. La stessa cosa Avellino Regina, se c'è una combin con l'altra squadra occorre individuare quali sarebbero i calciatori della Regina che sarebbero prestati. A. E non me ne sono. B. Anche i tre gol realizzati all'Avellino sono tre gol realizzati senza alcun comportamento anomalo. Quindi io mi riporto all'eccezione fatta dal collega Chiacchio, che è contenuta anche nella memoria difensiva che ho già depositato a suo tempo al Tribunale, ma mi riporto soprattutto, Presidente, all'ulteriore memoria difensiva depositata alcuni giorni fa, dando un senso, e concludo, alla vostra decisione interlocutoria. Se voi la volta scorsa avete ritenuto di rinviare l'udienza per acquisire i risultati, per consentire alla difesa di valutare i risultati dei flussi, vuol dire che il Tribunale, e giustamente, ha ritenuto centrale la valutazione con riferimento ai flussi e quindi alla difesa di difendersi sui flussi. I flussi scompaginano completamente il panorama accusatorio. Segnalo, infine, in ordine alla inattendibilità di Pini e viceversa sulla attendibilità di Millesi, nonostante Millesi sia stato rimesso in libertà dal Tribunale del Riesame per un cabildo, per un problema di notifica, la stessa direzione distrettuale antimafia non ha più invocato la richiesta di arresto nei confronti di Millesi, invece continua a rimanere agli arresti domiciliari Luca Pini, quel Luca Pini che nel passaggio finale dell'interrogatorio trascritto integralmente, Presidente, nel passaggio finale, lo stesso Luca Pini finisce per turbare il pubblico ministero, perché afferma anche lui che le partite in realtà non sono state truccate. Esatto. E se Luca Pini riferisce che le partite non sono state truccate, se non vi è nessun filmato che dimostra che le partite sono state truccate, penso che tutti quanti meriterebbero un proscioglimento da tutte le accuse, non solo Millesi, ma tutte le persone coinvolte. Grazie. Procedere dalle questioni di merito, vogliamo soltanto replicare proprio su questo aspetto specifico riguardante. Molto brevemente, per quanto riguarda la questione relativa ai flussi delle scommesse, l'esperienza insegna, visti tutti i precedenti in tema di calcio e scommesse, che il maggior flusso di scommesse avviene tramite siti che non sono certamente governabili dai monopoli di Stato, quindi le carte acquisite al processo riguardano solo il volume di scommesse acquisite tramite monopoli e non certo i siti orientali dove vengono abitualmente svolte queste scommesse. Dobbiamo anche considerare che ci troviamo di fronte a un'organizzazione malavitosa di spessore che non credo usi canali ordinari per fare le sue scommesse. Allora, grazie.
c'è la conferma con la precisazione peraltro del rinvio che era stato disposto alla precedente udienza era legato a una questione tempistica e non quindi a una valutazione del merito e della rilevanza specifica. Solo sulla replica, Accusto parla di scommesse effettuate regolarmente in Italia con le bollette, con le alle ricevute, ha fatto riferimento alle ricevute, quindi lui no, okay, non mi sembrerebbe strano che lei faccia la stessa tesi da no, vabbè, ma su questo diciamo che come sono bravi gli avvocati, sono altrettanto bravi, forse di più, anche i rappresentanti della procura ad aver trovato questa soluzione per cercare di salvare Accusto, insomma, ci subiamo dei cose. Sono già accomodato, preliminarmente mi associo alla questione preliminare sollevata in modo particolarmente convincente, soprattutto alla luce della pronuncia recente del Collegio di Garanzia in relazione alla violazione del termine. Del merito ho ben poco da aggiungere rispetto alle conclusioni già formulate e che riprendevano già la memoria difensiva. Vi invito a prendere visione del mappe già fatto e da quello si vede che tranquillamente non c'è mai stato nessun contatto tra il Pecarisi, i Millesi e il Fili anche nell'intervallo. Per fortuna quella ripresa riguarda anche la parte relativa all'intervallo di gioco che smentisce con un dato incontrovertibile al di là di quelle che sono le dichiarazioni dei Fili che voi leggerete e che avete sicuramente già in mente nella versione della trascrizione integrale, perché quella sintetica effettivamente non riprende esattamente tutti i punti. Il Fili sottolinea più volte, a più riprese, la estraneità del mio assistito del Pecarisi, ma ancor più direi che la visione del filmato è in grado di illustrare e di confermare quanto sostenuto. Sembra le tesi appunto già prospettate in precedenza e sulle quali appunto anche noi confermiamo la nostra richiesta precedente. Benissimo, grazie. Dimmi Luca. Confermata la richiesta. Pisagane Fabio. Dopo il mio intervento, ma breve intervento anche dichiarazione spontanea. Sì. Allora, nel caso di specie ritengo che difende il Pisacane, al di là dell'eccezione preliminare, probabilmente non è una dita, su cui siamo contentissimi, Pisacane si difende da solo, ma quello che è incredibile nel caso di Pisacane è che lo scioglimento di Pisacane è dello stesso atto di riferimento. Io sarò brevissimo perché vi basta riportare quanto riferisce il pentito Accusto, che le cui dichiarazioni hanno dato luogo a tutto il procedimento, hanno fatto nascere il procedimento. Che cosa dice a pagina del stato di riferimento? Potremmo leggere che in quella circostanza io Accusto proposi di coinvolgere anche Pisacane, ma Millesi mi disse che era meglio di no. Pisacane era il pupillo del mister Asseri ed era possibile che gli dicesse qualcosa. Quindi nella dichiarazione di Accusto c'è l'esimente di Pisacane da qualsiasi responsabilità. Basterebbe solo questo, ritengo che non ci siano discussioni in proposito. Ma poi viene riportato un incontro negato da tutti presso
un circolo in cui avrebbe incontrato, ma quello incontro è del 14 aprile, la gara Modena-Avellino su cui è accusato il Pisacane è del 17 maggio, quindi Pisacane il 14 aprile, laddove fosse stato presente a quell'incontro, come poteva riferire, oh, io vengo a Modena, non voglio prestare, in quel senso, penso che mi sono andato anche troppo e spero gli apprezzi. Una parola diciamo a questo ragazzo che in ogni caso è una gloria del calcio italiano, questo ve lo consiglio, abbiamo tutte documentazioni dalle quali si evince che ha dato tanto e ha avuto grandi riconoscimenti in ambito nazionale e internazionale. Ma a me, buongiorno a tutti, intanto mi viene difficile parlare perché sono una persona che in queste situazioni sono molto emotivo, però l'ho fatto soprattutto per i miei figli oggi essere presente qua, perché solo io so quello che questo processo, il male che mi ha procurato, sia a me sia ai miei figli, ma sono stati loro che mi hanno dato la forza comunque di rendere in campo, perché lo dovevo soprattutto a una società che mai ha messo in dubbio la persona di Sacrani. Il mio avvocato ha spiegato tutto, io quello che ci tengo a dire è che 6 anni fa, molto più povero, molto più debole, a 1000 chilometri da casa, ho denunciato un tentativo di combine. E solo io e la mia allora ragazza, che oggi è mia moglie e mamma di 2 figli stupendi, sappiamo quello che abbiamo passato a 1000 chilometri da casa. Io oggi sono qua per dirvi che ho patito, ho sofferto, ma sono qua per manifestarvi la mia sofferenza. Tutto qua, confido in voi. Grazie. La procura? Nulla da dire. Nulla da dire. No, Falcone Walter. Processuale, per esempio, mi riporto all'eccezione formulata dal collega Cacchio, per il merito mi riporto alla memoria già depositata a suo tempo e vorrei che quella patente di inattendibilità che il legislatore conferisce a Fini Duca, dal punto di vista teorico, in applicazione in ossequio alla regola di giudizio dell'articolo 192, comma 3 e 4 del codice di procedura penale, l'abbiate anche voi in questo caso compreso. È una inattendibilità genetica che non può essere superata, non può essere sanata, per il semplice motivo che non vi sono elementi di riscontro esterni a quanto dichiarato derelato da Pinilucca. Nel caso di Arini si parlava di dichiarazioni derelato, nel caso del Presidente Taccone sono dichiarazioni doppiamente derelate e quindi la possibilità di superare l'inattendibilità dello stesso ovviamente ha un ostacolo. E lascio la parola al Presidente che vuole rendere l'interazione. Sì, signor Presidente, io ritengo che essere chiamato in causa in un procedimento penale e sportivo sia di una gravità di controllo assoluta. Ovviamente non riesco a capire come è uscito fuori il mio nome, dove su 2000-3000 pagine di processo il mio nome compare in una riga. Cioè, hanno chiesto per me, Presidente dell'Avellino Calcio, 9 mesi di squalifica. Rimango esterrefatto, ma rimango veramente esterrefatto. Anche perché ho voluto venire oggi a parlare con voi, perché guardate in faccia le persone. Cioè, io non sono il famoso camorrista che sta ancorato con il berretto in testa, con i baffi, con la rubare alle spalle. Sono un professionista che ha fatto. Sono un professionista che ha fatto della serietà professionale in ambito sanitario e in ambito sportivo la mia fede. Quindi essere chiamato in causa qui, sono mortificato, mi scusi signor Presidente, sono arrabbiato di vedere essere chiamato qui in causa da persone che neanche mi conoscono, che non sanno che cosa ho fatto nella mia vita, a proposito di una dichiarazione di un delinquente che neanche conosco, non mi ha visto in vita mia, questo qui non so neanche chi sia. Se fosse presente qui, non saprei neanche chi fosse, perché non ho il dispiacere di conoscerlo. Questo signor Pini che ha dichiarato nelle sue argomentazioni notizie assolutamente false di vari incontri durante gli allenamenti di Baiano. Io sono presidente di fatto dell'Avellino da 8 anni, ho preso l'Avellino fallito nel 2009, non ci siamo mai allenati a Baiano. È una cosa falsa completamente. Quindi questo signore ha
ha millantato situazioni quando lui giocava nell'Avellino probabilmente 15 anni fa. Cioè non si è neanche interessato dove ce l'avevamo. Cioè io sono, credete, resto sconcertato da questa situazione. Essere chiamato qui in causa come un delinquente comune. Sono veramente mortificato, signor Presidente. Non credo di meritare un discorso di questo tipo, né io, né l'Avellino, né la squadra del mio cuore, e che ho l'onore di rappresentare in questa sessione. Allora, ovviamente ci riportiamo alle risultanze dell'attività di indagine e alle richieste già assegnate. Grazie. Questo Avellino avesse bianco. Sarò velocissimo, io naturalmente chiamato soprattutto della responsabilità oggettiva della società, mi riporto alle difese dei colleghi che brillantemente hanno esposto, che mi hanno preceduto, in particolare la difesa di Armando Rizzo, per ciò che concerne la responsabilità oggettiva del credito. Tutto voglio precisare, forse è stato refuso che il Presidente D'Alcore penalmente non ha nessun tipo di problema, lui si è fatto coinvolgere dal pathos che posso comprendere, e solo l'indagato non ha mai avuto nessun tipo di problema penale, solamente chiamato in causa in sede sportiva. Ma andiamo a valutare il piede dell'Avellino, sono due gare, responsabile oggettiva. Mi permetto di riferire qualcosa su Avellino Regina. Avellino Regina è una gara nella quale la società Avellino gioca contro la squadra che manda in campo i ragazzi. Quindi che tipo di alterazione di gara ci può essere in una partita nella quale una squadra titolare che deve vincere per ottenere risultato gioco contro una squadra già retrocessa e manda in campo i ragazzini? E poi elemento a mio avviso importantissimo delle vostre valutazioni, per quanto già l'avevo affermato nel precedente Atalanta Crotone, non solo non c'è un calciatore della Regina coinvolto, ma neppure audito e convocato dalla Procura Federale. Quindi per quella gara assolutamente non c'è nulla da poter addebitare. Poi Presidente, voglio dire, mi riporto ai vostri autorevolissimi precedenti recentissimi, caso Paganese, responsabilità oggettiva, ecco giustamente il procuratore generale vicario, il procuratore Fido, che qualcosa è cambiato, qualcosa per la responsabilità oggettiva è stato rimato, e noi con grande piacere, con grande apprezzamento giuridico abbiamo constatato questo ridimensionamento della responsabilità oggettiva. Società, una partita, un solo punto di penalizzazione. Caso Paganese, caso Pistoiese. Poi mi permettete solo di fare un merito, solo questo è dal mio punto di vista. Poi vogliamo, non posso solamente riferire una frase, tante volte le società sono vittime dei propri tesserati, e se Pini, che a cui nessun tipo di valenza può essere attribuito, come hanno brillantemente già esposto i miei colleghi, parla di Millese, che cosa dice? Mi riferiva a Millese, che se lui poteva fare qualcosa contro l'Avellino l'avrebbe fatto. Lui odiava l'Avellino, lo odiava perché era a fido contratto e se ne fregava, se doveva fare qualche soldo lo faceva volentieri nel confronto di una società che magari viene pure antipatico come quello, e quella società deve essere anche pulita in questo procedimento. Grazie. Anche qui ci portiamo agli atti dell'indagine del termine di conferma della testa di testa sostanzialmente la nonna, chiederò al Presidente che solo un minuto quando tutte le parti avranno assegnato. È in replica.
chiaramente onnicomprensiva con riferimento alla questione che ormai diciamo mi vedrà esausti della perentorietà o reattore dell'Eterno. Solo con riferimento all'elemento che è stato introdotto oggi di questa decisione del Collegio di Garanzia del Poli, che riguarda peraltro l'interpretazione di una norma specifica del regolamento di giustizia BIT. Allora, questa decisione si fonda principalmente sulla previsione dell'articolo 99,1 di questo regolamento di giustizia, che leggo testualmente. Dopo aver letto l'oggetto, prescrizione dell'azione, dice: il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente regolamento. Quindi ci sarebbe una previsione espressa di estinzione dell'azione del procuratore federale, che innanzitutto non trova un corrispondente in questi termini nel codice di giustizia sportiva della BGC, non essendoci norma analoga o equivalente a questa specifica. Trova un'esatta invece corrispondenza nell'articolo 45 del regolamento di giustizia CONI, che ovviamente sovraintende tutte le federazioni. Tuttavia, anche in quella norma si riferisce espressamente alla prescrizione dell'azione, quindi tanto il 45 CON quanto il 99 regolamento di giustizia FIT fa espresso riferimento alla prescrizione e parla di estinzione del procedimento, evidentemente in riferimento alla violazione e al superamento dei termini prescrizionali. Il Collegio di Garanzia, con un'interpretazione per carità rispettabilissima ma da noi evidentemente non condivisa, ritiene che invece questa estinzione debba travalicare quell'ambito specifico di applicazione e quindi non riguardare soltanto i casi di prescrizione previsti dallo stesso articolo 99, ma la violazione di tutti i termini anche di fase precedenti che riguardano l'azione disciplinare. È un'interpretazione assolutamente estensiva che non trova alcun fondamento, a nostro modesto avviso, sul dato letterale e sul complessivo tenore del codice. Ripeto, è comunque norma che nel nostro regolamento, nel codice di giustizia specifico, non esiste. Va bene, anche io subito devo replicare perché sono detto una grave disattiva. Certo, mi ci mancherebbe, prego, siamo qui anche per imparare, no? Perché anzi, soprattutto dica subito qual è l'inesattezza. L'inesattezza di quale? Perché il problema dell'articolo 99,1 del regolamento di giustizia della FIT, che secondo la Procura sarebbe poi il motivo del contendere, bene, la Corte, il Collegio di Garanzia lo supera proprio a priori, brillantemente. Che dice? Peraltro, anche a voler ritenere che l'articolo 99,1, per la sua collocazione sistematica, non voglia includere anche la disposizione dettata dall'articolo 98,5 che è uguale al 3.04, quindi anche se questo non ci fosse, non c'entra nulla, non per questo si può ritenere privo di effetti l'eventuale superamento da parte della Procura federale del termine di 30 giorni, in questo caso, assegnato alla disposizione. Ce l'ha superato, lasciamo perdere il 99,1. Però questa seconda parte è un'affermazione apodittica, diciamo. Che no. E lo fa con tutta una serie di argomentazioni. Di argomentazioni in cui smonta completamente il 99,1. Scusa, comunque l'altro. Mi sembrerebbe era un modesto contributo per fare come fate il bisogno, Presidente. Però è fondamentale che il 99,1 non c'entra nulla. No, lo dice il Collegio di Garanzia, prima di tutto parte da lì. Poi dice, lasciamo perdere il 99,1. Lasciamo perdere il 99,1. E comunque per una serie di tutto questo, ma noi siamo capaci di leggere. Sì, però... Quindi anche senza sottolineatura. Però per me tutti i 3 secondi. No, perché poi devi dare altri 3 a noi. In primo luogo non si può condividere la tesi. Ora sappiamo leggere e sappiamo anche interpretare. Facciamo fede, secondo cui il termine avrebbe natura ordinatoria. Invece ha natura per il buono. Grazie a voi. Presidente Taccone, che sensazioni ci sono dopo l'uscita da questo processo? Lei ha fornito delle dichiarazioni spontanee, sono quelle che ci aveva praticamente fornito anche in precedenza a noi. Ma sono stato molto parco nelle mie argomentazioni perché gli avvocati e chi mi ha preceduto avevano già chiarito abbondantemente l'estraneità dei giocatori, quindi non sono tornato un'altra volta perché avete visto probabilmente che il collegio non voleva perdere troppo tempo, cioè nel senso che le cose ormai acclarate, dette, scritte eccetera, era inutile tornare su certe argomentazioni.
Ho semplicemente detto che prima di mettere in mezzo il nome di una persona è bene conoscerlo, perché non ho avuto mai il piacere neanche di essere ascoltato, e quindi avere la proposta di 9 mesi di sospensione da persone che non mi hanno mai visto, che non mi hanno mai interrogato, che non sapevano niente di me, solo per un rigo o due righe in una causa che prevedeva migliaia di pagine, mi sembrava veramente pleonastico. E quindi mi sono limitato semplicemente a far valere la qualità, voglio dire, del presidente da un punto di vista morale, da un punto di vista di presidente che non ha mai avuto problemi in questi 8 anni, ha sempre fatto il proprio dovere, la squadra l'ha sempre mantenuta in condizioni ottimali, abbiamo fatto quello che era necessario fare. Quindi essere chiamato in causa in argomentazioni e in problematiche veramente che hanno poco a che fare con lo sport mi sembrava veramente una cattiveria nei confronti miei, insomma. Quali sono secondo lei le incoerenze, diciamo, peggiori in questo processo, le più gravi? Ma le più gravi avete sentito, voi avete ascoltato un po' quello che hanno detto anche gli avvocati, non hanno niente in mano, cioè hanno delle... non hanno neanche le intercettazioni, cioè parlano di cose e di persone che hanno nulla a che fare con l'Avellino. Un refero, sì, adesso vedremo, faremo, scommettiamo, facciamo, cioè non c'è nessun nome. I nomi chiamati in causa dei miei giocatori, a cominciare da Biancolino, povero ragazzo, a finire a Castaldo, ad Arini, a Pisacane e così via, sono proprio fuori di ogni argomentazione. Cioè, c'è gente che nelle due partite importanti, è inutile che lo ripeto a voi perché lo conoscete meglio di me questa cosa, i giocatori che sono stati secondo loro gli artefici di questa combine non c'erano in campo, che cosa potevano fare? Potevano parlare con... allora dovevano prendere un'altra persona ed incriminarlo perché poi era andato in campo e aveva fatto l'illecito. Invece questo non c'è, cioè a me pare un assurdo che vengano chiamati in causa due giocatori che non giocano, i quali avrebbero fatto una combine mettendosi d'accordo con me, voglio dire con me giocatore, con Taccone giocatore, poi e Taccone avrebbe fatto una sciocchezza entrando in campo. Ma non c'è niente di tutto questo. Cioè io mi meraviglio che la giustizia possa andare avanti in questo modo, veramente sono costernato. Cioè senza prove, senza argomentazioni, questi blaterano e vogliono dare 9 mesi a uno, 6 mesi a un altro, 2, 6 anni a quest'altro. Cioè veramente sono rimasto veramente sbalordito. Ma ora si sente più sereno oppure no? Ma sono sempre stato sereno, lei perché mi fa questa domanda? Lei, sono mesi che le dico che noi non abbiamo niente da nascondere. La verità è questa. Neanche mi piacerebbe uscire da questo processo con un vizio di forma, francamente, perché resta sempre nell'animo delle persone che noi abbiamo potuto fare qualcosa di sbagliato, qualcosa contro la maglia, contro i colori sociali. Io mi batto, attende la sentenza. Io mi batto per questo, io sono convinto che noi ne usciamo nel merito e non semplicemente perché gli avvocati hanno trovato un cavillo formale che fa annullare il processo. Questo mi dispiacerebbe moltissimo. È come uno che viene prosciolto perché per decorrenza di termini, però non sai mai se è colpevole o non è colpevole. Cioè io non sono d'accordo su questo. Io aspetto che i giudici facciano una sentenza e se ci devono dare dei punti di interpretazione ce li diano, poi ricorrerebbe in appello, perché non siamo certi che non abbiamo fatto nulla. Quindi sono fiducioso fino alla morte. Senta, a metà settimana la sentenza di primo grado, nel frattempo domani c'è però quella lì, non c'è bisogno di aspettare, bisogna far nostra quella partita perché insomma... Bravo, questa è la domanda che più mi piace, perché parlare di queste situazioni che hanno nulla a che fare con lo sport non mi piace, mi piace quella domanda, questa è la domanda. Dobbiamo andare in campo ancora più arrabbiati, cioè io spero che i ragazzi sentano queste mie dichiarazioni. E voi vi prego mettetele in giro queste dichiarazioni, perché devono sentire che il Presidente ha una fede incrollabile in loro, così come l'aveva nei giocatori che li hanno preceduti. Sono sicuro che sono tutti attaccati alla maglia, vogliono fare di tutto per tirarci fuori da una situazione abbastanza difficile di classifica. Siamo abbastanza sereni, abbastanza tranquilli, abbiamo questa spada di Damocle sulla testa, voglio dire, è una spada di Damocle che fra l'altro, voglio dire, andrebbe a sconvolgere completamente il campionato. Parliamo di un presunto illecito, 2013-14 con ripercussioni sulla classifica del campionato 2016-2017. Ma di che stiamo parlando? Ma questa è giustizia sportiva. Se l'Avellino ha fatto qualcosa, punitelo nell'anno in cui ha fatto l'illecito. Perché io potevo anche decidere di non iscrivere la squadra al campionato. Se sapevo che partivo con meno 7, meno 8, potevo anche fare altre valutazioni mie. Non si può fare alla fine del campionato, esce un pinco pallino qualunque il quale ci toglie dei punti di penalizzazione. Non è giusto, non è lecito ed io combatto questo modo di gestire praticamente la giustizia sportiva con questi tempi e con queste modalità. Presidente, in base soprattutto a quello che ci ha detto in precedenza, immaginiamo che lei in questo momento sarà particolarmente vicino a Gigi Castaldo.
Assolutamente, questa è un'altra di quelle cose che mi lasciano molto perplesso, cioè un giocatore fondamentale per l'Avellino che ha risolto la partita di sabato giocando a Frosinone una bellissima gara, che ha le preoccupazioni addosso, è inutile nasconderlo, perché quando sei con una spada di Damocle, a me francamente dei nove mesi me ne può fregare di meno, francamente, nel senso che la mia vita continua lo stesso, ma la vita di Castaldo è un'altra cosa. Cioè avere sei mesi di sospensione adesso, alla fine del campionato, che si possono ripercuotere addirittura nell'anno prossimo, ad un ragazzo che non ha più 20 anni, non è una cosa piacevole. Gli avvocati avete sentito che hanno messo in debita considerazione non solo per Castaldo ma anche per altri giocatori, quando di mezzo il prosieguo della vita sportiva di alcuni di questi ragazzi, e quindi io sono solidale con loro fino alla vita. Ma c'è stato nelle more delle due udienze una decisione del 28 marzo del Collegio di Garanzia del CONI per la quale tutti i termini dei codici di giustizia sportiva sono da considerare perentori. È vero che si tratta di una decisione riguardante un ricorso della Federazione Italiana Tennis, ma non conta quel particolare caso, contano i principi che sono espressi nella sentenza, le motivazioni, per cui siamo convinti che quell'eccezione vada accolta, che il deferimento debba essere dichiarato improcedibile e quindi di fatto i deferiti tutti prosciolti, compreso l'Avellino, che in quel caso saremmo a zero, ragazzi. Ecco, avvocato, pochi minuti fa il presidente Taccone ha detto: io voglio uscirne pulito da questo processo, al di là dei vizi di forma da un punto di vista tecnico. Ma certamente il presidente Taccone uscirà pulito come persona, perché è un professionista di grande livello e quindi ben conosciamo la sua polizia morale, il suo rigore morale. Però se viene condannato un tesserato è automatica la condanna dell'Avellino per responsabilità oggettiva. Se uno solo dei calciatori ex tesserati viene condannato per illecito sportivo, la responsabilità oggettiva ne deriva automatica e quindi una condanna alla penalizzazione ci sarà. È inutile poi tergiversare sul punto. Noi avremo zero punti solo se viene accolta l'eccezione preliminare. Poi io ho portato sentenze, ho prodotto circostanze, ho richiamato dei passaggi importanti, però in caso di condanna dei nostri tesserati coinvolti per illecito è inevitabile la penalizzazione, magari ridotta al minimo storico, ma ci sarà. Per quanto riguarda il merito, si è soffermato soprattutto sulla gara Avellino-Regina. E certo, eliminare una delle due partite significa eliminare il 50% delle contestazioni. Ricordiamoci che secondo la giustizia sportiva e secondo le sentenze di questi anni ogni partita equivale ad una penalizzazione. Quindi se in quella partita non viene dichiarata l'esistenza di un illecito, siamo al 50% dell'opera in quanto alla determinazione della penalizzazione. Ecco, avvocato, abbiamo visto durante il processo, lei ha preso la parola ovviamente per primo per presentare appunto queste eccezioni, tutti gli altri avvocati sono venuti alla sua ruota, anche perché il fronte comune, l'obiettivo comune, come ha sottolineato lei, è il proscioglimento di tutti. Sì, e io ringrazio i colleghi che hanno dato forza e vigore la mia eccezione. Certamente ne va anche degli interessi di tutti i deferiti. Speriamo che venga accolta, ci sono delle concrete e fondate speranze, altrimenti questa eccezione sarà certamente riproposta anche nei gradi successivi, laddove dovesse essere respinta, sperando che nel frattempo sia intervenuta qualche ulteriore sentenza. E attendiamo le motivazioni di Dirk Tisoker, di cui ricordiamo abbiamo il dispositivo, ma non le motivazioni. E il fatto che il presidente di sezione che ha deliberato sul ricorso dei tennisti
sia un componente delle sezioni unite, a mio avviso è una circostanza di una certa importanza. Ecco, avvocato, che cosa si sente di dire ai tifosi, visto che lei ha sempre speso delle bellissime parole per quanto riguarda la tifoseria bianco-verde e soprattutto ha sempre rivolto un messaggio positivo e propositivo? Io penso che sia stato fatto il massimo. Io ormai mi sento un irpino adottato, se così posso dire. Questi sono, e la, oggi fino a ieri a 39, la 44esima udienza per l'Avellino. E quindi un avvocato che difende il club e i suoi tesserati o ex tesserati in 44 processi in un anno e mezzo deve per forza sentirsi virgolata al di là di quelli che sono gli aspetti materiali, che pure non ci sono comunque fino a questo momento. Però io mi sento legato alla dirigenza, al presidente Taccone, al presidente Gubitosa, che sicuramente mi hanno fatto sempre sentire fiducia e appoggio. Io penso di aver dato il massimo e la vostra massiccia presenza oggi nell'altra udienza penso che sia quanto mai significativa al riguardo.